Allora, io ho parlato con Fabrizio Moro e con Alessio De Leonardis che mi hanno chiamato da subito, insomma, per questo film e ho letto la sceneggiatura e la cosa che mi ha colpito da subito era l'umiltà di quest'uomo, la serenità con cui affrontava il suo non essere diventato un pugile professionista quando tutti, evidentemente, nel quartiere si aspettavano che potesse diventare qualcuno. Quindi è un personaggio che inizia da un fallimento e questa cosa è un punto di ripartenza per me fondamentale. Accetta questo fallimento e decide di diventare invece un padre di famiglia. Si sposa con la donna con cui sta probabilmente da sempre, ha due figli. E si alza alle 4 di mattina continuando a coltivare la sua passione per il pugilato perché un pugile è un pugile per tutta la vita, non se ne esce più da quella cosa. È una cosa che è successa anche a me, non ne esco più da quella cosa. Ringraziando il cielo. E quindi, come dire, mi ha colpito molto l'onestà, il senso etico, la moralità di quest'uomo. È un uomo semplicissimo, non ha tanti strumenti intellettuali, è un uomo di periferia, che però cerca di crescere la propria famiglia, cerca di riempire il frigorifero, fa un lavoro umilissimo, si spacca la schiena con le cassette della frutta. È a contatto con un mondo, con un ambiente che può essere anche pericoloso, difficile, dove non ti aiuta nessuno, lo Stato sicuramente no. E però cerca di educare i propri figli all'onestà, allo spirito di sacrificio, a tutti quei grandissimi valori che attraverso il mondo del pugilato ha acquisito e che cerca di tramandare sia ai propri figli che al personaggio di Giacomo Ferrari. La cosa che mi ha colpito è stata una frase che dice Massimo nel film verso la fine. Questa sera abbiamo vinto. Ecco, leggendo quella frase io mi scuso. Abbiamo vinto dopo un percorso che è interiore e che è stato anche fisico, perché è un lavoraccio. È perché facciamo un mestiere strano, alcune cose ti rimangono dentro e poi riescono fuori. Improvvisamente fanno delle Perché strade. no, ma dicevo questa frase perché dopo 2 anni di pandemia, la guerra, ognuno di noi si è chiuso dentro a una casa, ognuno di noi si è chiuso dentro a cercare di proteggere la propria famiglia, la propria vita, i propri figli, i propri cari. E questo ha fatto sì che siamo diventati un po' tutti più egoisti, più pieni di paura degli altri, e quindi come degli animali che siamo, perché ci siamo dimenticati di essere, la paura fa sì che uno si difende istintivamente e quindi si diventa anche più aggressivi, più cattivi, anche se uno non lo vuole. E invece questo film ci dice che se vince uno, vince tutto. Questo senso di comunità, di quartiere, dei ragazzi che avete visto all'uscita della pizzeria che fanno i complimenti a Giacomo, al personaggio interpretato straordinariamente da Giacomo Ferrara. Lo spirito di quartiere era una cosa che ancora nel 98 a Roma, come in Sì, tutte perché la le vicenda grandi è iniziata città, nel 98-99. si ancora c'era questa unione, questo senso di grande appartenenza ad un luogo e all'interno del quale se esce uno e ce la fa, in qualche modo ce la fanno tutti. Questo mi sembrava fondamentale da comunicare nel film ed era una delle cose su cui ho strutturato il personaggio di Massimo, assieme alla preparazione fisica Quello sì. che con Giacomo Ferrara abbiamo affrontato con l'aiuto straordinario di Giovanni De Carolis, 2 volte campione del mondo dei pesi medi, uno scienziato di quest'arte straordinaria che è il pugilato, che ci ha preparato per 3 mesi, lavorando tutti i giorni, 2 volte al giorno, mattina e pomeriggio.
massacro, nel senso che da un giorno a un altro ti ritrovi a fare la preparazione di uno che tra 3 mesi deve andare su un Sì, letteralmente su ring, sarebbe 7, però non 2, Esatto, 8 riprese, 10 riprese, esatto, esatto. ma dura magari un mese e mezzo, quantomeno. E,